Tutti ricordano le immagini della Costa Concordia appoggiata su un fianco. E questo naufragio ha davvero colpito il mondo intero, quasi come quello del Titanic, avvenuto esattamente 100 anni prima. Bene, oggi vediamo cosa accadde quella fatidica notte e analizziamo la sequenza degli eventi che hanno portato al disastro che ha cambiato per sempre l'industria delle crociere. La compagnia Costa fu fondata a metà dell'Ottocento e dall'anno 2000 è di proprietà della Carnival Corporation. La Costa Concordia fu ordinata nel 2004 al costo di 570 milioni di dollari e venne costruita dai cantieri navali della Fincantieri di Genova. Fu varata il 2 settembre 2005 e divenne la più grande nave in servizio nella flotta della Costa. Era lunga 290 metri e larga 35, con una stazza di 114.000 tonnellate. Un vero gigante dei mari, ma un gigante di eleganza, che nei suoi 13 ponti ospitava piscine, spa, 5 ristoranti, 13 bar, un teatro, un casinò ed un maestoso atrio centrale alto 10 piani. La Costa Concordia era una combinazione di quanto di meglio potesse offrire la Carnival Corporation. Era davvero una grande e moderna nave da crociera. Le sue 1502 cabine potevano ospitare più di 3700 passeggeri, oltre alle 601 cabine per l'equipaggio, per un totale di 4890 persone a bordo. Dopo la Concordia, la Costa Crociere ordinò altre 4 navi gemelle: la Costa Serena, la Pacifica, la Favolosa e la Fascinosa. Fin dal primo viaggio della Costa Concordia nel 2006, il comando è affidato al comandante Francesco Schettino, che lavorava per la compagnia già dal 2002. La Concordia ha quindi solcato i mari per anni, portando con sé centinaia di migliaia di passeggeri in piacevoli crociere, prevalentemente nel Mediterraneo. Ma tutto cambiò in una fredda notte del gennaio del 2012. La Concordia era partita l'11 gennaio dal porto di Cagliari e, dopo aver fatto scalo a Palermo, era arrivata a Civitavecchia il 13 di gennaio. Dopo il tramonto, la nave ripartì per l'ultima tappa, alla volta di Savona. La rotta ufficiale prevedeva il passaggio circa a metà tra il promontorio dell'Argentario e l'isola del Giglio, ma questa rotta ufficiale venne modificata per eseguire un cosiddetto inchino, ossia quella manovra per la quale la nave viene portata molto vicino alla terraferma per una sorta di saluto. Poco prima della partenza, infatti, il comandante Schettino fece tracciare una nuova rotta che consentisse alla nave di transitare nelle acque immediatamente antistanti al Giglio, con il dichiarato intento di fare l'inchino per consentire al maître di bordo, Antonello Tievoli, di salutare i propri familiari residenti sull'isola e per rendere omaggio al comandante Mario Terenzio Palombo, anch'egli presente sull'isola e che, anni prima, aveva addestrato Schettino al comando. Questa spettacolare manovra non è nulla di eccezionale per una nave da crociera e la stessa Concordia aveva già eseguito l'inchino al Giglio in precedenza. Alle 21.34 il comandante Schettino torna in plancia dopo aver cenato e si presenta in compagnia di una bionda passeggera. C'è un malinteso sulla rotta tra il capitano ed il primo ufficiale e pare che la rotta impostata non sia quella giusta, tanto che la nave si sta avvicinando alla terraferma molto più del previsto. Alle 21.39 Schettino prende il timone per eseguire personalmente la manovra. Nel procedere a velocità sostenuta e senza avere riferimenti visivi precisi per via dell'oscurità, il comandante si accorge, forse troppo tardi, della presenza di un gruppo di scogli e vira bruscamente a dritta. Ma è tardi e pochi secondi dopo la nave urta gli scogli che, come un gigantesco apriscatole, provocano numerose deformazioni e lacerazioni dello scafo per una lunghezza di oltre 50 metri. Si apre una falla, dalla quale l'acqua inizia ad entrare velocemente, allagando nel giro di pochi minuti 3 compartimenti e mettendo fuori uso l'impianto elettrico e la sala macchine.
Sono le 21.44 e la nave piomba nel buio. Poi i generatori di emergenza entrano in funzione e alle 21.51 i passeggeri vengono informati che c'è un problema all'impianto elettrico e che presto tutto verrà sistemato. Se desiderate essere in giro con il salone, una volta che noi abbiamo finito di sistemare il problema che abbiamo elettrico del motore, del problema elettrico del generatore, tutto sarà calma. Per quello che abbiamo questa luce d'emergenza, è tutto sotto controllo. Ma qualche istante dopo il ponte di comando viene informato che ci sono falle in 3 compartimenti e che l'acqua ha raggiunto i sistemi principali di bordo. Questa cruciale informazione viene comunicata via radio al centro di crisi della Costa Crociere. Alle 22.07 la Capitaneria di Porto di Civitavecchia contatta la Concordia per sapere se ci siano problemi, ma gli viene risposto che si tratta di un semplice blackout e che tutto è sotto controllo. Nel frattempo l'ingegnere capo della nave fa rapporto al ponte di comando e li informa che la falla ha causato l'allagamento dei compartimenti 4, 5, 6 e 7. A questo punto la nave comincia ad inclinarsi sempre più, man mano che l'acqua si fa strada nei compartimenti stagni, tanto che alcuni passeggeri cominciano spontaneamente a recarsi presso il ponte 4, dove si trovano le scialuppe di salvataggio. Ma inspiegabilmente né il capitano né il centro crisi della costa hanno ancora avvisato le autorità per richiedere soccorsi. La situazione continua a peggiorare e finalmente alle 22.33 viene dato l'allarme generale, ma solo alle 22.54, dietro esplicita richiesta della Capitaneria di Livorno, viene ordinato ai passeggeri di abbandonare la nave, non da Schettino ma dal comandante in seconda, Bosio. Nel caos generale, alcuni passeggeri avevano già iniziato a salire sulle scialuppe, con l'aiuto di alcuni dei membri dell'equipaggio. Ora è chiaro che la nave è spacciata e tutti quanti si recano al ponte 4 per cercare salvezza nelle scialuppe. Alle 23 in punto la Concordia è inclinata a destra di 25 gradi e diventa quindi sempre più difficile calare le scialuppe in mare, tanto che sarà impossibile utilizzarne 2 sul fianco sinistro. In questi minuti la nave si sta spostando, spinta dal vento, verso la terraferma e alle 23.11 tocca il fondale e si ferma a pochi metri dall'isola del Giglio. Schettino fa calare le ancore per assicurare la posizione e alle 23.19 lascia il ponte di comando per mettersi in salvo. Le scialuppe stanno adesso facendo la spola tra la nave e la terraferma per mettere in salvo tutti i passeggeri, alcuni dei quali sono costretti a scendere da una scaletta di corda nell'oscurità per raggiungere una lancia della guardia costiera. Del capitano non c'è traccia a bordo, finché viene raggiunto al telefono dalla Capitaneria di Livorno. Sì, buonasera comandante. Senta, io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante. Sì, buonasera comandante Falco. Mi dica il suo nome, per favore. Sono il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì. Ascolti Schettino, ci sono persone intrappolate a bordo, adesso lei va con la sua scialuppa sotto la prua della nave, lato dritto, c'è una biscaggina. Lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave. Va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono. È chiaro? Io sto registrando questa comunicazione, comandante Schettino. Allora, comandante, le dico una cosa. Parli a voce alta. Allora, la nave adesso, io sono qua di fronte. Comandante, parli a voce. In questo momento, la nave è inclinata. Ho capito. C'è gente, ascolti, c'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo, chiaro? Mi dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza e me ne dice il numero di ciascuna di queste categorie, è chiaro? Guardi Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a bordo, cazzo! Comandante, per cortesia. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vado a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, non mi sto rifiutando. Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante? No, sto andando. E mi dica qual è il motivo.
ci va? Sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine. Però, ma si rende conto che è buio e che qua non vediamo nulla? E che vuole tornare a casa, Schettino? È buio, vuole tornare a casa? Ma guarda... Salga sulla prua della nave tramite la biscacina e mi dica ora. In quelle ore migliaia di passeggeri raggiungono la terraferma e vengono accolti dagli abitanti dell'isola del Giglio che aprono le porte delle loro case per dare conforto agli sventurati. La grande e maestosa nave finisce per poggiarsi sul fondo con il fianco destro completamente sommerso. Alle 6:17 del mattino seguente le operazioni di salvataggio si concludono ed il sole nascente rivela la vera portata del disastro. Risulta ben visibile l'enorme squarcio sul lato sinistro della chiglia che ha causato la tragedia e che è costata la vita a 32 persone, 27 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio. La maggior parte delle vittime verrà ritrovata nei ponti inferiori, indicando che sono rimasti intrappolati dall'acqua mentre la nave si inclinava. 4 delle vittime sono state trovate all'interno di uno degli ascensori del grande atrio centrale e altre 9 in altri 2 ascensori. Dopo il naufragio la compagnia ha dichiarato la nave irrecuperabile e cominciarono così le lunghe operazioni per la rimozione del relitto. Date le dimensioni della Concordia, queste operazioni sono state davvero molto difficili. Il piano era complesso e prevedeva innanzitutto di installare delle piattaforme di sostegno sotto la nave, quindi di saldare una serie di galleggianti sul fianco sinistro della Concordia. Il 16 settembre del 2013 la gigantesca nave viene raddrizzata attraverso una serie di cavi di trazione per poggiarsi sulle piattaforme sommerse. Quel giorno fu visibile il danno creato dal peso stesso della nave sul fianco destro e fu possibile scattare queste foto dell'interno della nave, davvero inquietanti. Altri galleggianti vennero poi fissati sul lato destro per consentire alla Concordia di galleggiare e poter essere trainata il 23 luglio 2014 per il suo ultimo viaggio verso Genova, dove il relitto venne smantellato per riciclare le 50.000 tonnellate d'acciaio del suo scafo. Durante le operazioni di rottamazione fu ritrovato l'ultimo dei corpi ancora mancanti all'appello. Si trattava di Russell Rebello, un cameriere indiano che morì mentre cercava di aiutare i passeggeri in preda al panico. Russell venne ritrovato in una cabina del ponte 8 dagli operai addetti allo smantellamento. I poveri resti del cameriere indiano sono rimasti lì, schiacciati per 2 anni e 10 mesi. Russell indossava ancora la divisa blu e i calzini bianchi. Dopo anni di battaglie legali, 9 persone sono state condannate per vari reati connessi al disastro della Costa Concordia. Il capitano Schettino è stato condannato a 16 anni di reclusione per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, naufragio colposo e per abbandono della nave. Oggi Schettino sta scontando la sua pena a Rebibbia. A sua discolpa bisogna dire che la manovra eseguita da Schettino e che ha portato la Concordia a poggiarsi sul basso fondale ha probabilmente salvato molte vite. Ma il suo comportamento durante le operazioni di salvataggio resta imperdonabile. Ora, è vero che non tutti nascono eroi e che un naufragio è un evento spaventoso che mette sicuramente a dura prova i nervi anche del capitano più esperto. Tu cosa avresti fatto in quel frangente? Avresti davvero avuto il coraggio di rischiare la tua vita e restare a bordo della nave fino all'ultimo? O avresti fatto proprio come Schettino? Avresti pensato a salvare la tua di vita?
agnello in scatola, è Valgrì, una cosa rara. Valgrì, Valgrì, il sapore è tutto qui. Ma che fa? Non c'è acqua. Sì, ma c'è la vasca. La più vasta esposizione nel sud Italia di vasche idromassaggio, rubinetterie e pavimenti. È un bagno d'amore, Brudetti Simer. 30% di anticipo, il resto in 12 mesi senza interessi. In più, un favoloso omaggio firmato. Date un taglio al passato, basta con i soliti mobili. Da 3C Arredamenti Anna Stilo abbiamo rinnovato i locali e preparato una nuova esposizione con le ultime novità del settore. E per festeggiare l'evento siamo riusciti ad avere dalle aziende produttrici condizioni d'acquisto vantaggiose che diventano per voi possibilità di affari a prezzi competitivi. Ma non solo, potrete anche pagare fino a 48 mesi a tasso zero. 3C Arredamenti Anna Stilo, novità e qualità e convenienza di sempre. A Casoria di fronte al campo sportivo. Pienolo in scatola, è Valgrì, una cosa rara. Valgrì, Valgrì, il sapore è tutto qui. Questa è Telecapri. Thank you.
cioccolato Salca. Salca, il cioccolato dal cuore azzurro. Tienilo in scatola, è Valgrì, una cosa rara. Valgrì, Valgrì, il sapore è tutto qui. Ma che fa? Non c'è acqua. Sì, ma c'è la vasca. La più vasta esposizione nel sud Italia di vasche idromassaggio, rubinetterie e pavimenti. È un bagno d'amore, Brudetti Simer. 30% di anticipo, il resto in 12 mesi senza interessi. In più, un favoloso omaggio firmato. Date un taglio al passato, basta con i soliti mobili. Da 3C Arredamenti Anna Stilo abbiamo rinnovato i locali e preparato una nuova esposizione con le ultime novità del settore. E per festeggiare l'evento siamo riusciti ad avere dalle aziende produttrici condizioni d'acquisto vantaggiose che diventano per voi possibilità di affari a prezzi competitivi. Ma non solo, potrete anche pagare fino a 48 mesi a tasso zero. 3C Arredamenti Anna Stilo, novità e qualità e convenienza di sempre. A Casoria di fronte al campo sportivo. Tienilo in scatola, è Valgrì, una cosa rara. Valgrì, Valgrì, il sapore è tutto qui. Questa è Telecapri.